Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il giovedì 7 aprile. La Chiesa ricorda San Giovanni Battista della Salla, presbitero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori dall'amore e la pazienza di Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. Ascolto, Padre, coloro che ti supplicano e custodissi con amore quanti ripongono ogni speranza nella tua misericordia, perché, purificati dalla corruzione del peccato, permangano in una vita santa e siano fatti eredi della tua promessa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui. Quanto a me, ecco la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo. Ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te. Sarò il loro Dio. Disse Dio ad Abramo, da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Parola di Dio. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, e lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Lode e onore a te, Signore Gesù. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto e anche i profeti. E tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù, se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarlo contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Parola del Signore. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, Signore, perché con questo sacramento che ci nutre nel tempo, tu ci rendi partecipi della vita eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Giovanni Battista della Salla. Sii propizio, o Signore, verso il tuo popolo, perché rinunciando di giorno in giorno a ciò che non ti è gradito, trovi la sua gioia nei tuoi comandamenti. E
e la benedizione onnipotente Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.